Buonasera a tutti voi. Benvenuti. All'inizio di questo momento vi chiederei di raccoglierci un attimo in preghiera. Ci mettiamo in piedi, in comunione con tanti che in questo momento si uniscono a questa preghiera mondiale per la pace. La vogliamo pregare anche noi questa sera perché cessi la guerra e ci sia la pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dopo gli ultimi lavori più consistenti, perché di lavori ce ne sono sempre, non si finisce mai di lavorare anche nelle nostre case, anche nelle chiese c'è sempre da lavorare. Dopo gli ultimi lavori più consistenti, se ricordate del tetto che abbiamo fatto il 2015, poi anche abbiamo rafforzato, no? Riagganciato alcune parti della volta con le capriate. Bene, è stato fatto un lavoro più esterno e anche nascosto, perché da sotto magari non si vede tutto. Bene, questo è il 2015, poi anche la pitturazione della facciata sia dal lato che frontale. E vari, diciamo, interventi di manutenzione ordinaria, anche straordinaria, che in questi anni e negli anni precedenti, no? Io vi parlo degli anni che sono qui, però anche negli anni precedenti sono stati fatti tanti lavori di ristrutturazione, di restauro anche delle opere d'arte della nostra Chiesa. L'impianto elettrico, se ricordate, è anche stato rinnovato, e tante altre cose. Ora è giunto il momento di dedicarci più all'interno della Chiesa e quanto sarà necessario. Tutto questo perché? Per custodire quella che è la bellezza del nostro luogo di incontro, ma anche di preghiera soprattutto, no? Tanti hanno risposto a questo invito che è partito qualche anno fa, non molti anni fa. Poi si c'è messa pure la pandemia che ha ritardato tante situazioni. Ripeto, tanti hanno risposto all'invito a sostenere le spese, no? Come comunità parrocchiale, oltre al finanziamento della CEI dell'8 per 1000, ma poi vi spiegheranno dopo anche meglio. Hanno risposto all'invito con la propria partecipazione, con le proprie anche offerte, e speriamo che ancora ci sarà necessità comunque di poter contribuire a quanto andrà fatto. E sono state fatte varie iniziative anche in questi ultimi 2 o 3 anni, la lotteria della festa della Madonna del Rosario, dove ringrazio Don Pasquale De Fasi, il nostro viceparroco, che mi ha dato una mano abbastanza sostanziosa nell'organizzazione, e quanti di voi ci avete aiutato nella realizzazione di questa lotteria, sia con la vendita dei biglietti sia con l'acquisto. Bene, è stata un po' la cifra più grossa, oltre 7.000 euro abbiamo raccolto con la lotteria. Bene, poi anche iniziative di alcune vendite varie, o la grispellata, i dolci, eccetera eccetera. Bene, e poi il contributo anche personale, dicevo, di molti di voi,
oltre a queste iniziative. La confraternita anche del Santissimo Rosario ha fatto la sua parte e farà poi la sua parte per quanto è necessario. Io ci credo in questi lavori, allora vi invito a crederci anche voi, bene, perché è un impegno abbastanza oneroso, ma con l'aiuto di tutti possiamo farcela e con l'aiuto di Dio soprattutto. Ci poniamo di seguito all'anno giubilare degli 800 anni della morte di San Domenico. Allora io lo vedo anche come provvidenza questo, perché San Domenico desidera, ecco, che questo luogo continua a essere un luogo di bellezza, di preghiera, di spiritualità. Allora ci affidiamo anche a San Domenico. Per quanto è stato fatto e per quanto ancora c'è da fare, ringrazio l'ufficio dei beni culturali della nostra diocesi con il direttore Monsignor Adamo Castagnaro, che è qui presente, i tecnici, l'architetto Grazia Pascuzzi e l'ingegnere Francesco Stella, che sono presenti, li ringrazio davvero per il lavoro fatto. E poi la progettista e direttore dei lavori, Maria Carmela Luciano, l'architetto Maria Carmela Luciano, che poi fra poco ci relazionerà in maniera più a fondo, più dettagliata. Va bene, io mi fermo qui. Il grazie allora ancora a voi, grazie a Giacomo per il supporto anche tecnico, bene, e a Christian Palaia per le riprese per quanto riguarda, ecco, la documentazione di questo evento, a Luciano Carnovale per le foto e saluto anche Checco che è il direttore del nostro museo diocesano, dove nel nostro museo sono custodite tante opere di San Domenico. Bene, vi invito anche a chi non l'avesse fatto a poterle visionare. Passo la parola allora per un saluto e un intervento a Don Adamo. Grazie. Abbiamo detto che dobbiamo essere brevi, perché sapete quello che dovete fare, sì, dovete andare a casa, poi cucinare per i mariti e le mogli, lavare i piatti e quindi sbrigativi, prateci. Io parlo come si parla nella pubblicità televisiva, cioè concentrati. Allora partiamo subito con un esempio banale: c'erano degli operai che spaccavano le pietre, quindi le spietre è un lavoro molto duro, e passa il saggio, la persona a cavallo, magari la persona benestante, il controllore, e gli domanda uno: che stai facendo? E quello lo manda a quel paese, dice: lasciami in pace, non lo vede che mi sto spaccando la schiena, il primo. Il secondo dice: che stai facendo? Sto lavorando, spacco le pietre per portare il pane a casa, lavoro per la famiglia. Il terzo: che stai facendo? Alza, cioè, non lo vedi? Sto costruendo una cattedrale. Chiaro? Quindi mi sembra che siamo in tema. Velocemente, il battesimo, noi diciamo sempre ai preti che ci rende uguali. Poi c'è il sacerdozio ministeriale, cioè quelli che fanno proprio, che è un altro sacramento, oltre al battesimo ricevono un altro sacramento, che è il sacerdozio. Però che è successo? Che i parroci in genere, io leggo così, hanno sempre comandato, non so se rendo l'idea, e i laici sono messi da parte, cioè sono stati emarginati, cioè cadici do io, il parroco sono io. E questo ha funzionato da allontanamento da parte dei laici, cioè i laici sono, cioè la Chiesa è fatta dai preti e dalle suore. Dopo il concilio, il più grande si ricorda, dopo il concilio Vaticano II, si arriva a capire che forse la Chiesa non è fatta dai preti e dalle suore, ma che è fatta dai battezzati. La Chiesa è fatta dai battezzati e è fatta anche da persone consapevoli che del loro battesimo. E quindi con il consiglio pastorale, i consigli per gli affari economici, piano piano la Chiesa ha capito che i laici sono tornati, cioè sono parte essenziale della Chiesa.
C'era un prete che alla fine della messa ringraziava sempre i fedeli e dice: vi ringrazio che sei venuto a messa. Ho detto io un fatto vero, ho detto a questo sacerdote che era padre Villella, si chiamava Raffaele, dico: padre Raffaele, è americano, quindi dico: come mai che ogni domenica ringraziate la gente? Ma ha detto: donna dama, ma se non li ringrazio, non ci sono loro, io come celebro? A chi mi risponde? A chi non conto? A chi non dico? Chiaro? Terza riflessione, così velocemente, brevissima riflessione, è un'altra. Io nella mia chiesa, ma penso un po' tutte le chiese, abbiamo l'inginocchiatoio per gli sposi, la guida, ce l'ho io queste cose. Perché grazie a delle persone che una sposa ha regalato sta guida, tutti quelli che frequentano, non frequentano, tutta gentaglia, gentaglia buona, gentaglia meno buona, sfrutta sempre quella guida. I fratelli dicono: io non la porto, c'è qua, non la porto. Poi magari se vuole piove, lava la mia, sfrutta la mia. Però sfrutta non la mia, quella di quella povera ragazza che ha regalato sta guida alla Chiesa. E sono sempre gli stessi, non so se c'è quelli che partecipano. Don Antonio dice: abbiamo fatto quella, abbiamo fatto quella, abbiamo fatto quell'altra. Beh, però gira sempre, la cerchia sempre è quella ristretta. Quelli più lontani, quelli è indifferente, per loro non esiste manco la Chiesa come comunità. Quindi questo è importante, che c'è sempre purtroppo il più debole, che oppure quelle 100 lire, quell'euro, quei 2 euro che aiutano, sembra poco, ma aiutano. Io porto l'esempio banale: se io stasera vi offro una pizza, siete 50 persone, 5 per 10, 500 euro mi costa, voglio scherzare. Se invece ognuno si paga la sua, non costa, la cosa è leggera, ecco, grazie. Quindi cioè, come funzionano le cose, piccola ma è sempre buona, le cose piccole fatte a livello di personale. Concludo già con la gratificazione, cioè se io partecipo mi sento anche mio. Qui l'otto per mille che avete visto lì, la CEIL per l'otto per mille, quando voi firmate la pensione alla Chiesa Cattolica, anche la mezza sta avendo un sacco di soldi, la mezza come diocesi, che poi vengono spese per le varie chiese. E quindi non è vero che chi offre, chi scrive per la Chiesa Cattolica non riceve. La Chiesa Cattolica, in questo caso la CEI, dà il 70%, il resto deve mettere la comunità. Perché? Qual è lo spirito che mette la comunità? E perché invece fai anche tu la tua parte, no? Cioè, io suono, ma tu balla almeno. Io suono, ma tu almeno canta. Non vuoi che io possa suonare, cantare e ballare? Quindi la CEI è un modo anche per rendere utili le persone, renderle grate, che si gratificano, perché dice: questa chiesa l'ho fatta anche io, c'è anche la mia parte, c'è anche un pochino, quello che posso, per carità, un pochino. Perché concludo che la chiesa, per restare in tema, la chiesa è un cantiere. Per me, io quando insegnavo a scuola ai bambini, scuola media, c'era un libro, un capitolo che dice: la chiesa è un cantiere. Che vuol dire che la chiesa è un cantiere? Dove c'è il lavoro per tutti, c'è il lavoro per tutti, c'è un direttore dei lavori e i lavori vanno fatti secondo quello che debbono essere fatti. E che deve farlo? Gli operai. Dice: ma il bambino piccolino, dice, se è un cantiere, io cosa faccio? Mi dicevano i ragazzi a scuola. Ah, beh, tu non ti preoccupare, sai che faccio? C'è un cantiere, tu raccogli i chiodi che tirano i carpentieri dalle tavole, quelle che non si usano più, li tiri e li metti da parte, così evitiamo di bucare le ruote di chi ci lavora. Cioè, voglio dire, nella chiesa è un cantiere, c'è il lavoro per tutti. Per tutti, che legge le letture, canti, porti la croce, suoni, balli, pulisci, raccogli quello, metti i fiori. Questo concludo proprio così, c'è lavoro per tutti. Quindi grazie a voi che siete qui, che ci sopportate, e speriamo che Dio vi aiuti, e San Domenico, che è molto devoto della Madonna, no, possa veramente intervenire anche nella vostra collaborazione. Io di San Domenico ho un ottimo ricordo, sapete di chi? E poi concludo, che è stato il mio maestro. Poi è diventato vescovo, avete già capito, un prete di San Domenico, vi ricordate, dato che siamo un pochettino più grandi negli anni, padre Tarcisio Pisani. Buona serata. Grazie. Per completare con l'ufficio beni culturali della diocesi, l'architetto Grazia Pascuzzi,
che parla anche a nome dell'ingegnere Francesco Stella. Che oggi è a riposo. Allora, la prossima settimana finalmente partirà questo cantiere. Per noi che abbiamo seguito fino ad oggi lo svolgimento delle cose, per me è, diciamo, è già un punto d'arrivo, perché il momento in cui Don Antonio è venuto a fare la richiesta risale al 2019, a marzo del 2019. In effetti, diciamo, la procedura per riuscire ad arrivare a un progetto esecutivo in un bene vincolato, cioè un bene che è soggetto alla soprintendenza, che ha, diciamo, l'alta sorveglianza e che può mettere bocca in tutte le fasi, diciamo, della progettazione e poi dell'esecuzione dei lavori, non è semplice. In più bisogna sempre coordinare questa istituzione con l'altra istituzione, che è quella che ci eroga i fondi, che è la Conferenza Episcopale. Forse scontando, diciamo, tempi passati in cui le cose sono state forse anche troppo facili, ultimamente anche la Conferenza Episcopale ha messo un freno, cioè è molto molto complesso riuscire ad arrivare ad avere i fondi, cioè bisogna veramente essere attenti, veramente seguire, diciamo, la procedura in maniera corretta. E in questo senso, diciamo, sono passati, come diceva, poi si c'è messa anche la pandemia di mezzo, sono passati 2 anni e mezzo prima di riuscire ad arrivare al progetto esecutivo che l'architetto Luciano ha, diciamo, adesso vi spiegherà in tutte le sue cose. E come ufficio abbiamo seguito la procedura per riuscire ad avere questo finanziamento. Come diceva Don Adamo, non sono proprio dei finanziamenti, ma piuttosto dei contributi. È proprio la... me lo posso togliere, che sennò non respiro. È proprio questa, è una cosa su cui la CEI mette sempre l'accento, perché è importante che la comunità locale partecipi alla realizzazione dell'opera. Una volta, quando si costruiva una chiesa o anche quando si restaurava, la comunità partecipava anche fattivamente, c'erano gli artigiani che mettevano la loro opera, magari il carpentiere, magari il falegname. Tutto questo al momento non è più possibile, perché esiste una legislazione in fatto di sicurezza, in fatto appunto di recupero dei beni vincolati, che è molto rigida. Figuratevi che non possono partecipare neanche tutte le ditte, ma soltanto alcune ditte che hanno una specifica categoria di lavoro, cioè che sono specializzate a operare sui beni vincolati. Così come i restauratori devono essere iscritti ad un elenco preparato dal Ministero dei Beni Culturali. Cioè adesso è tutto molto più complesso. Quindi la comunità in effetti come può partecipare? Può partecipare soltanto con delle erogazioni liberali, che sono però importanti. Tantissime, perché di fatto il 70% lo mette la Conferenza Episcopale, ma un 30% rimane alla comunità. C'è poi da dire che la Conferenza Episcopale non paga, cioè non ammette a finanziamento le opere pittoriche, che purtroppo in una chiesa sono una parte importante. È chiaro, fare un restauro di questo monumento, di un bene così importante qual è San Domenico, senza mettere mano alle opere pittoriche è un po' un problema. L'intenzione di Don Antonio sarebbe quella comunque quantomeno di metterle in sicurezza, perché così come ci sono le lesioni sulla volta, ci sono le lesioni anche sui dipinti. E tutto questo purtroppo però rimane a totale carico della parrocchia. È importante quindi che la comunità si prenda per mano questa operazione, che è un'operazione importante, e io vorrei dire neanche solo della comunità, ma in questo caso secondo me sarebbe tutta la Mezzia a dover partecipare attivamente, perché questo è uno dei monumenti più importanti della diocesi di fatto. E sicuramente per la Mezzia è un monumento che non ha pari. Parlavamo prima, diciamo, effettivamente forse solo la chiesa matrice può avvicinarsi come ricchezza di decorazioni, come importanza di cicli pittorici e quant'altro. Quindi sarebbe importante anche allargare, anche voi stessi, diciamo, se riuscite ad allargare a altri, il più possibile, a tutta la comunità di Lamezia,
l'importanza di prendere, di prendersi il carico di restaurare un monumento come questo, perché restaurarlo significa passarlo ai posteri, cioè lasciarlo ai figli e ai figli dei figli, così come per fare un'operazione, se ci pensiamo, per costruire un'opera di questo genere quando non c'erano le attrezzature moderne, quanta fatica, quanto sudore avranno impiegato le maestranze dell'epoca per poter fare degli stucchi così ricchi, così importanti. E il nostro primaria, diciamo, compito è quello di trasmettere un bene di questa entità alle generazioni successive nel miglior modo possibile. Io penso che Don Antonio, diciamo, ci ha messo di suo, tutta la sua buona volontà, veramente ha fatto decine e decine di viaggi per sollecitare, per cercare di tenere sempre viva l'attenzione, e spero che vi trasmetta, vi sia passata, diciamo, la sua passione, e che questa passione poi si traduca in un concreto e fattivo aiuto, ecco, per portare a termine questo progetto che adesso lo vedrete e ridarà veramente lo splendore originario alla chiesa. Devo diminuire la luce o... Okay. Allora, Maria Carmela Luciano, la progettista, diminuisco un po' la luce qua, si vede meglio? Sì, ok. Maria Carmela, saluto anche Fabio Lorelli, il marito, per il supporto. Sì. Poi anche qui ci ha lavorato Gianni Cittadino, che è quel signore con il cappello là che si nasconde. Lui è stato uno degli ultimi che nel 74-75, mi pare, 77, ha messo mano un po' agli ori, no? Quindi anche lui ci ha lavorato qua materialmente. Ognuno di noi continui a metterci passione, continua a metterci, anche per chi ha qualche soldino. Beh. Adesso io non ci vedo bene da vicino, ecco, adesso mi sento nel sonoro. Allora Giacomo, vai, partiamo con la prima. Allora io dico subito che l'architetto restauratore non è uno storico, però l'architetto restauratore, no, la mascherina, vabbè, mi tolgo la mascherina. L'architetto restauratore non è uno storico, ma quando si trova a dover lavorare su un edificio di così tanta importanza, la cosa che deve fare è partire dalla storia dell'edificio, perché uno grosso modo, diciamo, che già la sa, per sommi capi noi già la sappiamo che è un edificio che è stato fondato nel 500, che ha potuto avere delle trasformazioni del tempo perché proprio il territorio ha subito delle trasformazioni importanti. Quindi sicuramente anche la chiesa potrebbe avere subito delle trasformazioni importanti. Poiché quando noi interveniamo, il restauro è un'operazione di mantenimento dell'edificio storico che noi abbiamo, perché, come è stato già detto, noi dobbiamo trasmettere alle generazioni future, ai nostri figli, quello che abbiamo ereditato dal passato. Questo è un dovere importante, fondamentale, che noi abbiamo. Ce l'hanno dato così, noi lo dobbiamo mantenere integro per loro e trasmetterlo quanto più sano è possibile, cioè come documento che deve contenere tutte le informazioni, perché, come giustamente diceva l'architetto Pascuzzi, non abbiamo soltanto una bellezza, ma questa bellezza porta dietro un'artigianalità che noi non conosciamo più, perché dietro la fatica c'è anche un lavoro fatto, delle tecniche che noi abbiamo completamente perduto. Allora io parto con la cripta, perché
Noi sappiamo che è stato fondato nel 1500, vado velocemente, però non riesco perché la storia è così importante che non la possiamo saltare. Sappiamo che il Conte Caracciolo dà la possibilità ai frati domenicani di poter realizzare il loro convento a Nicastro. Contemporaneamente, prima ancora, i domenicani già alla fine del 400 avevano incominciato ad insediarsi in Calabria. All'inizio del 1500 loro trovano la localizzazione in un posto fuori le mura della città dove c'erano degli edifici in rovina e una cappelletta dedicata alla Santissima Annunciata. Questa è una storia che sappiamo tutti quanti. E sappiamo anche che dai documenti ovviamente raccolti dagli storici su San Domenico siamo abbastanza fortunati, probabilmente Grazia vi dirà che non accade sempre in questo modo, perché essendo una chiesa importante gli storici ci hanno sempre lavorato sopra, non solo, ma hanno anche trovato della documentazione di supporto, perché non sempre è facile trovare documenti. Quindi diciamo che loro hanno questo luogo e cominciano a costruire da subito la chiesa. Nel 1533 la chiesa è inaugurata, questo è un fatto che ci viene leggendo i documenti storici. La cripta è la testimonianza che questo realmente è accaduto e le date coincidono, perché sul fondo, forse dovrei usare questo, non so se la conoscete, se siete scesi nella cripta, qua sul fondo c'è la data, 1534. La cripta non solo ci dice l'anno di fondazione, ma ci dice proprio che questa struttura architettonica è stata realizzata dai domenicani, perché ha una conformazione particolare. Le vedete queste? Non sono delle sedute. Questi sono degli scolatori. Infatti si chiama, è una cripta putridaria, perché loro mettevano, non era ovviamente destinata a tutti, ma non era neanche destinata probabilmente a tutti i frati, era destinata al priore, perché loro mettevano il cadavere in posizione seduta, poi la parte molle del corpo se ne scendeva, veniva raccolta nella parte centrale, dovevano mettere a nudo le ossa, perché le ossa rappresentavano la purezza. Poi queste ossa venivano prese ed esposte in altri luoghi. Noi abbiamo trovato, cioè abbiamo girato intorno con l'architetto Lorelli, ce ne siamo fatti di giri, abbiamo sfogliato, abbiamo visto documenti, però non abbiamo trovato niente, neanche all'interno del convento c'è un posto, o nella chiesa, un posto dove potevano stare queste ossa. Guardate che la cripta è un elemento sempre presente, cioè non sempre presente, presente in molte chiese domenicane, infatti la cripta sta sia a Cosenza che a Soriano, però a Soriano questa è localizzata perfettamente sotto al presbiterio, però a Soriano è nella parte centrale, perché la chiesa poi fu ampliata e quindi si è trovata, diciamo, nella parte dell'aula. Giacomo, vai avanti. Questo è quello che resta delle scritture. Questa cripta l'abbiamo vista anche con degli esperti, in pratica con dei restauratori. Hanno detto che è un elemento più unico che raro del patrimonio calabrese e andrebbe conservata. Ovviamente, come vi ha detto Grazia, resterà fuori da questi lavori. Andrebbe almeno velinata per salvaguardarla, perché se Giacomo torna indietro e la vediamo intera, questa, come tutti quanti sapete, era praticamente chiusa da una botola, poi negli anni 70 l'hanno aperta e hanno fatto la scala dietro. Nel momento in cui è entrata aria si innesca questo processo di ossidazione, perché si asciugano le pareti che sono attaccate dall'umidità del terreno, e quindi diciamo che ci sono tutti questi fenomeni di scrostamento per cui la stiamo perdendo. Almeno andrebbe velinata. Guardate, non ci vuole moltissimo, ci avevano fatto un 15-20 mila euro grosso modo come preventivo, però la lasceremo qua. Vedete, c'era questo canale di accesso, all'inizio qua stava la botola proprio dietro l'altare a sinistra.
Allora, noi praticamente facciamo questa indagine storica perché nel momento non solo dobbiamo vedere le trasformazioni nel tempo, ma nell'intervento di restauro la vogliamo localizzare bene, perché gli storici ci dicono c'era una cappelletta, dove l'hanno fondata, come l'hanno fondata, che dimensioni aveva. Vai avanti. Noi vogliamo capire proprio l'edificio di vedete i danni? Allora, queste qua, questo è San Domenico, poi le altre sono Zagarise, sono Acri, Cuccari, dico bene? Cuccari. Allora, questi edifici sono coevi. San Domenico viene fondato per prima, Caccuri, la sbaglio sempre l'accento, io la so. Allora, questo è San Domenico, sono stati, guardate, hanno tutti quanti le stesse dimensioni, perché i domenicani quando costruivano, come tutti gli altri ordini o qualsiasi altro palazzo, quello che loro costruivano era un edificio funzionale alle proprie esigenze, religiose. Quindi se era un ordine che faceva determinate cose, l'architettura doveva rispondere, gli ambienti dovevano rispondere alle funzioni che loro dovevano svolgere. Quindi diciamo abbiamo sempre la stessa tipologia, guardate, è proprio esatta la tipologia, perché abbiamo il convento affiancato dalla chiesa. Sono tutti conventi con il chiostro al centro, i cortili sono tutti uguali, dimensionalmente sono uguali, perché gli studiosi ci dicono, hanno notato, poi questi conventi calabresi sono stati tutti notati, studiati, e si è notato che c'è la stessa proporzione metrica. Loro usavano un rapporto di 1 a 2,5 praticamente, se 10 era la larghezza, bisognava molti 25 era la lunghezza, e non solo, ma avevano anche la stessa tipologia le chiese, aula unica e coro a chiudere. Invece vedete qua, noi abbiamo un edificio molto più ampio, quindi va da sé che negli anni, dal periodo di fondazione, può avere avuto delle trasformazioni, ma sicuramente questa informazione probabilmente ci dice che nel 1500 San Domenico già aveva queste dimensioni. Perché sono questi edifici qua, hanno le stesse dimensioni e sono stati fondati tutti nel 1500. Quindi non possiamo dire che era ruotata o che poi, oppure che aveva un'altra posizione. Era questa, perché li costruivano già dal 1500 dimensionalmente in questo modo. Andiamo avanti. Faccio un salto, 1500, i domenicani si insediano bene a Lamezia, perché voi mi insegnate che che praticamente qua c'è stato anche Tommaso Campanella. Quindi come si insediarono i domenicani? Quando ebbero la possibilità di insediarsi in questo luogo c'era l'ospitaletto. L'ospitaletto non era un ospedale, era una specie di locanda, un posto dove si fermavano i viandanti. Quindi significa che Lamezia Terme in quel periodo era un punto di passaggio molto importante, si trovava su una via di comunicazione principale. Infatti loro la loro localizzazione la sceglievano. È vero che si mettevano fuori le mura della città, infatti tutti questi conventi poi si trovano fuori dal centro storico, anche perché dimensionalmente per l'epoca non era un edificio piccolo, era un edificio abbastanza importante, impegnativo, grosso. Si localizzavano fuori delle mura della città in una posizione importante, e praticamente avevano anche, non erano dediti solo alla preghiera, no? Come i benedettini, ora et labora, loro avevano il compito di, si occupavano non soltanto della cura delle anime, ma anche della cura del corpo. Quindi l'istruzione, Tommaso Campanella è stato qua, ma Tommaso Campanella è stato qua già nel 1576-1578, in questi anni. Quindi vedete, dall'epoca di fondazione, negli anni, diciamo 70 anni dopo, perché se la, neanche 70 anni dopo, 40 anni dopo, perché se viene inaugurata nel 1534, significa che 50 anni dopo loro erano già in piena attività, avevano già un ginnasio, perché c'era già una scuola dove loro formavano i frati, allora c'era l'ospitaletto, e in più noi sappiamo
sempre dagli storici, che c'era anche una spezieria, la spezieria dove facevano una farmacia moderna. Infatti ci dicono che a Lamezia era una delle 6 spezierie della Calabria, avevano un hortus sanitas. Quindi immaginiamo che oltre al convento ci fossero questi campi che loro poi man mano hanno coltivato e hanno dedicato anche alla coltivazione di queste spezie che poi loro utilizzavano all'interno della farmacia. Quindi è un ordine consolidato, è un ordine molto importante. Allora, questa veduta qua, ho fatto un salto fa un salto, perché nel 1638 c'è un evento molto importante, il terremoto catastrofico, lo sapete tutti quanti, che distrusse la piana di Lamezia Terme. La chiesa crolla il convento, crollano tante chiese, non crolla Sant'Antonio, forse quella sapete già, è l'unica chiesa che si salva. La chiesa crolla e viene ricostruita. Questo fatto del crollo è anche importante perché ci può portare a delle sviste, no? Perché io dico, vabbè, la chiesa è crollata, l'hanno fondata nel 1500, però poi la chiesa nel 1638 è crollata, quindi l'hanno ricostruita completamente. Invece no, avendo fatto ipotesi che io ho fatto prima, perché le abbiamo confrontate con altre chiese di fondazione, significa che nel 1638, come ci dicono gli storici, realmente la ricostruirono in quella posizione. Questa qua è la veduta del Pacichelli, è di fine Settecento, quando la città era stata completamente ricostruita, perché noi sappiamo che la città fu completamente ricostruita e la chiesa di San Domenico fu ricostruita anche grazie alle donazioni della principessa d'Aquino. Perché nel frattempo, diciamo che Nicastro era passato dal dominio dei Caraccioli, da questo all'inizio del Seicento, al dominio dei D'Aquino. I D'Aquino, quando si insediarono nel Seicento, ritorno un po' indietro, perché noi abbiamo l'organo monumentale, quello è un regalo che i D'Aquino fecero nel 1607 quando arrivarono a Lamezia e scelsero San Domenico come cappella di famiglia. Quindi diciamo, a proposito della bellezza dello scrigno che ha questo luogo è partito bene e ha continuato una storia felice, perché ha avuto sempre una disponibilità per diventare quello che è diventato, cioè probabilmente perché si trovava in un luogo centrale, probabilmente perché c'era il contributo dei domenicani, dei frati che ci lavoravano molto. Probabilmente anche grazie alle donazioni. Quell'organo è importantissimo, cioè è bellissimo, non ne abbiamo di simili a Lamezia. Viene direttamente da Napoli e fu portato a Lamezia con una feluca. Praticamente le merci viaggiavano su delle imbarcazioni e arrivavano così sul posto. Questa veduta qua, e se io l'ho tagliata, non lo so se ho fatto bene o ho fatto male, comunque vi manca il castello, vi manca la parte finale, perché volevo caratterizzare soprattutto la chiesa. Vedete com'è fatta? Abbiamo portone centrale e rosone sopra e il convento a due piani di lato. Allora, il problema delle vedute del Pacichelli è che a volte sono fantasiose, ma qua noi riconosciamo tranquillamente Lamezia. Vediamo la cattedrale, vediamo Santa Caterina, il seminario sopra e il palazzo della principessa. Dopo il terremoto i nicastresi lavorarono per dare una conformazione alla città nuova, perché scesero da San Teodoro e occuparono, dall'altro lato c'era Terra Vecchia, però loro decisero di occupare questo spazio e diciamo che la conformazione urbana del centro di Nicastro parte proprio da questo progetto. In realtà è un progetto ben preciso. San Domenico comincia ad essere, da periferia, quale era, comincia ad essere organizzata nel tessuto urbano. La cosa che mi incuriosisce è questo cippo, che non so se è il cippo della vergogna, il cippo dove lasciavano i bambini che abbandonati, no? Quelli che non si volevano, perché da queste parti, forse poi loro mi diranno, ci doveva essere un convento di suore. E quindi mi ha sempre incuriosito così, ma tante cose mi incuriosiscono.
Io la vedo molto corrispondente pure voi, no? Questo è Sant'Antonio, il ponte ancora ce l'abbiamo. Questo è un sistema di orti chiusi che è tipico di Nicastro, ma io non voglio divagare, non voglio andare oltre perché non è questo che mi interessa. Noi ci dobbiamo focalizzare, se no mi perdo, perché se no noi dobbiamo fare gli architetti, non gli storici. Andiamo avanti. Quindi, questa qua è la chiesa Don Antonio Caccuri, è così? Eccola qua come poteva essere. Questa qua pure cadde nel 1638 e fu riedificata ed è rimasta così. E San Domenico, forse, ricollegandomi alla veduta del Pacichelli, poteva essere così. Il portone, il rosone, il convento a fianco, il campanile noi ce l'abbiamo dietro, questa veduta la mortifica perché è presa da una strada che postuma, perché si entrava al paese dal basso, quindi si aveva questa maestosità della facciata. Adesso oggi ci sembra una chiesa piccolina, ma per l'epoca, a metà del 1600, doveva essere proprio un edificio importante, come poteva essere anche San Domenico. Io poi ho visto qualche foto, perché San Domenico si trovava su una strada di passaggio venendo da Terra Vecchia, quindi dava le spalle a Terra Vecchia, però venendo da Catanzaro si vedeva proprio di fronte, aveva questa prospettiva, questa altezza, quindi probabilmente il luogo era anche più alto. Però ve l'ho messa per farvi vedere come poteva essere. Secondo me ci sta abbastanza questa ricostruzione. Allora Giacomo, eccola qua invece, poi facciamo, questo è quello che abbiamo oggi. Allora, dopo il terremoto loro la ricostruirono, i frati la ricostruirono nello stesso luogo, però praticamente che cosa succede nel frattempo? L'ordine domenicano cresce sempre, è in continua crescita, la città si trasforma, la città cresce. Cresce anche di importanza nel corso del Settecento, dell'inizio del Settecento, soprattutto quando viene chiuso l'ordine dei Gesuiti. Quindi loro hanno probabilmente anche più cose da fare, si lavora di più sul territorio, si lavora di più con la gente. E nel 1771 completano questa chiesa che noi abbiamo. Vediamo adesso. Ovviamente nella veduta del Pacichelli non ci restituisce, cioè non ci fa capire per esempio se il coro era già del 600, cosa c'era nel 600, oppure è una realizzazione che loro hanno fatto dopo, perché per esempio gli storici ci dicono praticamente che invece la cantoria fu aggiunta nel corso del 700, quindi quando loro hanno fatto questa, quando i frati hanno deciso questa trasformazione. Perché per fare questa trasformazione, se quello era il muro di fondo e quello di davanti era anche un muro di ingresso, comunque hanno dovuto realizzare degli sfondamenti. È stato un lavoro architettonico importante, tant'è che loro hanno chiamato sia un architetto che un decoratore, Gioele da Fiume Freddo come architetto e Frangipane per gli stucchi. Quindi, noi ce l'abbiamo scritto nel cartiglio, l'anno in cui sono stati terminati questi lavori, quindi diciamo che siamo proprio sicuri di questa cosa. Probabilmente ci lavorarono molti anni, non sappiamo quanti anni ci lavorarono, sappiamo soltanto che per concludere l'apparato pittorico loro impiegarono altri 10 anni e l'apparato pittorico viene attribuito al Colelli completamente, praticamente dalle pitture sulle volte alle tele che abbiamo di lato. Questa decorazione molto importante, noi non la dobbiamo leggere come una decorazione frivola, una decorazione importante, cioè di rappresentanza, ma è il discorso che loro fanno, è un discorso iconografico ben preciso che io non mi azzardo proprio a fare, ma Don Antonio ci può raccontare quando vogliamo, perché loro partono dal patto che Dio fa con l'uomo, dalla nuova alleanza, e la mettono al centro della volta. Don Antonio, potete chiare quando si dico delle scemenze, e poi sotto poi mettono San Domenico, che è il padre fondatore,
lo mettono diverse volte praticamente, eccolo qua, eccolo là, e poi i frati nel livello più basso. Allora, noi dobbiamo pensare che la gente ne leggeva, ne scriveva, ne ascoltava, perché le messe erano dette in latino. Quindi il valore iconografico è un valore catechetico. E se è un valore catechetico, io non lo posso raccontare in modo semplice. Gli devo dare un valore forte. E quindi io investo tutto quello che posseggo come cultura, come tecniche, per dare forza a questo mio discorso catechetico. La gente qua restava in piedi, le messe non si celebravano da seduti, avevano un rito completamente diverso, la gente stava più qua in piedi, c'erano degli altari laterali che erano dedicati e i signori del posto probabilmente ne avevano la custodia, ognuno aveva il proprio altare, potevano anche pregare, perché questi altari avevano anche il tabernacolo. Forse qualcuno ci può dire che quando è stato smontato l'ultimo, e poi vediamo anche perché abbiamo scoperto da questa analisi storica perché sono stati smontati. Allora viene investito non soltanto nella quello che noi vediamo come una restituzione decorativa, ma c'è un'artigianalità che noi oggi non abbiamo più, però che le maestranze locali avevano. E quindi il restauro, l'architetto restauratore, deve tener presente queste cose. Perciò noi abbiamo impiegato tanto tempo per fare questo progetto, perché non abbiamo potuto lavorare da soli. Abbiamo dovuto confrontarci con chi è addetto al controllo di quello che avviene sull'opera storica. Cioè non ci possiamo sottrarre a questo confronto. Quindi quando la... Prego? Con le belle arti. Sì, con la sovrintendenza, in pratica. Perché che cosa state facendo? Un progetto. Come lo state facendo questo progetto? La relazione storica serve anche a trasmettere quante più informazioni possibile sul bene monumentale, che per noi ha una doppia valenza, perché sia un bene religioso, quindi una testimonianza religiosa importante, che un bene monumentale. Qua dentro può entrare chiunque, cioè noi manteniamo ancora le chiese aperte. Qua può entrare qualsiasi persona, può venire a pregare, ma può venire anche a vedere il nostro passato, la nostra storia. Questa è una testimonianza importantissima da questo punto di vista. E quindi diciamo che, mi perdo un poco, Giacomo vai avanti. Ecco qua, vi ho messo anche una veduta dell'esterno, perché la città, queste vedute che voi vedete, che noi vediamo, i viaggiatori passavano per Nicastro, e come il Pacichelli ci ha lasciato la veduta della fine del Settecento, guardate, quella veduta là è anche importante, perché mica ci sta di tutti i paesi della Calabria, ci sta di pochissimi paesi. Averla significa che nel 1700 Nicastro, lo ripeto, era un punto di passaggio importante, e si fermavano all'ospitaletto dei Domenicani, che offriva ospitalità ai viandanti. I viandanti erano tanti, no? Perché c'è stata pure l'epoca delle... non voglio andare molto indietro, però potevano essere sia i frati stessi che le persone che passavano per andare da una provincia all'altra del Regno di Napoli, oppure viaggiatori stranieri che ci hanno lasciato queste testimonianze di una città periferica, ovviamente, no? Però di una città attiva. E qua noi alcune cose le riconosciamo, infatti non riusciamo, perché riconosciamo il castello, non è chiarissima, però questa qua potrebbe essere o Santa Caterina, perché è il campanile laterale, oppure la cattedrale, ma non la riconosciamo come cattedrale, riconosciamo soltanto la scala della cattedrale qua davanti. Poi praticamente questo qua era il mercato, cioè era un locale della principessa dove facevano le fiere, ma qua probabilmente c'era un mulino per la struttura che ha. Riconosciamo via Lissania qua, l'edificio del Vescovile, c'era il palazzo della principessa, perché non so se ve l'ho detto, ma nella nuova... ve l'ho detto, ad Arco, gli edifici ad Arco che vi ho fatto vedere prima, in uno c'era il palazzo della principessa. Questa qua è quella che poi diventa la piazza, la piazza Lorda e la piazza, il corso
di sopra, però ovviamente non è ancora tutto in nuce. Questo qua nel 600, questo luogo era il luogo della cultura, veniva chiamato ancora. Vai Giacomo, vai avanti. Allora, le vicissitudini. Allora, nel 1771, nel 1781-71, i frati completano la chiesa di San Domenico in questa condizione, perché poi alla fine, a furia di farci tutto questo percorso storico, abbiamo concluso che questa chiesa dal 1781 non ha avuto grosse modifiche. Ecco perché ci è servita tutta questa analisi storica che abbiamo dovuto ricostruire. Ha mantenuto questo aspetto, i cambiamenti sono avvenuti soltanto nella parte basamentale, quindi hanno interessato il pavimento, hanno interessato il basamento e basta. Sì, il colore della chiesa è stata ridipinta in pratica. Però ci sono stati degli eventi importanti che noi poi abbiamo comunque dovuto percorrere per arrivare a dire questa cosa, che la chiesa non aveva subito cambiamenti. Perché nel 1783 straripa il torrente Piazza, distrugge completamente Terra Vecchia, inonda le case che ci sono intorno, le quote della chiesa. Per esempio, anche il fatto, noi in questo discorso storico, poi avendola noi contestualizzata in un preciso momento storico come fondazione, avendo la cripta, abbiamo pensato che il livello della chiesa, il livello del presbiterio, non è mai cambiato. Potrebbe non essere mai cambiato, perché la posizione della cripta è proprio a pelo rispetto all'altare principale, 50 centimetri più sotto. Quindi sicuramente l'inondazione non arrivò qua. Perché non arrivò qua? Lo straripamento del fiume non lo sappiamo, probabilmente è stata protetta da altri edifici. Il suolo al contorno non sembra essere stato interessato da questo evento. Non solo, nel 1874 l'evento catastrofico del secondo terremoto importante, che tutti gli storici ci ricordano, che non interessò questo edificio, perché se l'abbiamo 1771-1781 e abbiamo che l'apparato decorativo del Colelli è rimasto intatto, vuol dire che qua non è crollato niente, neanche il tetto. Forse su qualche libro storico c'è scritto che la chiesa di San Domenico subì dei danni al tetto, però noi le volte le abbiamo trovate intatte, non abbiamo trovato nessuna trasformazione. Con il terremoto però San Domenico e i Domenicani ebbero, e Nicastro bisogna poi dire, ebbero un danno grandissimo, perché il governo centrale a Napoli decisero di istituire, per soccorrere le popolazioni e i paesi che invece il danno l'avevano subito e anche grave, la Cassa Sacra, un'istituzione che doveva controllare, cioè confiscare i beni di alcuni ordini, tra cui quello dei Domenicani, dei Francescani, anche dei Francescani e di altri, confiscare i beni mobili e immobili, incamerarli, perché questi proventi, diciamo, dovevano servire per la ricostruzione di questi paesi. In più, negli anni i conventi avevano allargato proprio le loro proprietà terriere per le donazioni che venivano fatte, quindi anche le terre in qualche modo dovevano essere ridistribuite. Ma che cosa ha quindi i Domenicani? La chiesa fu espropriata, il convento fu espropriato, le terre furono espropriate, i beni mobili furono espropriati. E qui avviene quella cosa che gli storici ci dicono come la grande dispersione del patrimonio, delle ricchezze della Calabria. Comincia proprio con la Cassa Sacra, perché si incamerarono questi beni, dovevano essere ridistribuiti, però noi non sappiamo poi che cosa è successo. Sappiamo soltanto che 5 o 6 anni dopo, non ricordo bene, la Cassa Sacra fu chiusa perché non funzionò come doveva funzionare.
praticamente non risolse i problemi che doveva risolvere, quindi la storia praticamente si ripete sempre. Il convento fu espropriato e diciamo che se ne fece l'uso che ne volevano fare, la chiesa invece fu affidata alla custodia di un prete. All'interno dell'organizzazione domenicana c'era un'istituzione importante, quella della Confraternita del Rosario. La Confraternita del Rosario praticamente si installò dove oggi c'è il Teatro Umberto. Si mise là. Il convento fu adibito a quello all'occorrenza. Probabilmente all'inizio diventò addirittura un centro di raccolta di tutti questi beni. Poi se ne è fatto un uso diverso. Poi ci fu il decennio francese e il convento fu, la chiesa fu affidata, stava sempre sotto la, si spera, sotto la tutela di un parroco, però il convento fu occupato dai francesi, ma noi non ci interessiamo di questa storia, fino ad arrivare al periodo della restaurazione, 1819, e i domenicani resteranno fino al 62, quando furono completamente cacciati, praticamente l'ordine fu chiuso definitivamente e loro se ne andarono e ritornarono in possesso non di tutti i beni, cioè di quello che era rimasto, soltanto del convento e della chiesa. E in questo periodo, a questo periodo possono risalire, probabilmente, non lo sappiamo, se ci furono delle trasformazioni, non so, quest'altare che ha una forma diversa rispetto agli altri, non lo sappiamo, questa cosa non possiamo dirla. Sicuramente, però, guardate, il dubbio, l'altare maggiore è stato rivisitato stilisticamente dopo la restaurazione, però c'è una certa somiglianza tra l'altare maggiore e la cappella della Madonna del Rosario, anche se gli storici fanno un'attribuzione precedente. Perciò noi non ci possiamo fidare solo del racconto storico, ma facciamo sempre una verifica dal punto di vista architettonico di quello che troviamo. Vai avanti, Gio. Io ho messo questa giusto per gli inizi del Novecento per farvi capire l'atmosfera che c'era, vai avanti, lo stato di degrado della chiesa, vi ricordate tutte quelle le trasformazioni che ci sono state, perché noi quello lo chiamiamo portico, almeno io l'ho sempre definito portico perché all'inizio era aperto, in quella foto si vedono ancora i cancelli che c'erano e poi sono stati chiusi. Tenete presente che davanti a questa chiesa c'era un mercato, quindi diciamo queste informazioni poi sono anche importanti per capire per esempio i materiali che costituivano la parte bassa della chiesa, no? Quale poteva essere il pavimento di un edificio a contatto con questo tipo di esterno. Noi sappiamo che queste piazze poi hanno conservato il loro carattere di luoghi di mercato e di fiere, perché sia in questa piazza alle spalle della chiesa le fiere sono sempre state un'istituzione molto importante anche per tutta la città. La fiera è stata sempre un'istituzione molto importante, quindi diciamo che raccoglieva le persone e raccoglieva le merci. La chiesa ha diretto contatto con un luogo molto trafficato. Allora da questa cosa del luogo molto trafficato poi noi siamo andati in giro a capire quali materiali potevano essere stati utilizzati per il pavimento della chiesa, perché confrontandoci tra di noi, l'architetto Pascuscuzzi, che lavora sulle chiese di tutta la diocesi, troverà diverse situazioni. Avrà trovato cementine, avrà trovato cotto. Quindi quando si va alla sovrintendenza si dice
come si deve dire, come poteva essere questo pavimento. Un'ipotesi bisogna farla, sarà stata cementina, cotto, o pietra, o basole. Basole, io le basole, non io, anche l'architetto Lorelli, troviamo le basole nelle pavimentazioni basse di tanti palazzi antichi dove non sono state ancora portate via. Allora, sulla chiesa domenicana noi dobbiamo dire un'altra cosa. Dobbiamo dire che i domenicani, già l'ho accennato, costruivano le chiese secondo un proprio stile. E lo stile che noi abbiamo oggi è sicuramente domenicano, perché furono i domenicani che nel 1771 rividero in pratica, ma non soltanto a Lamezia. Alla fine del Settecento, proprio questa accresciuta importanza dell'ordine portò al rinnovo di tante chiese. Quindi il lavoro di ristrutturazione che fu fatto qua fu fatto in tante altre chiese. Noi non lo sappiamo se c'era il cassettonato, ma sicuramente non c'era questa volta, perché loro chiamarono l'architetto per dare anche questa spazialità che voi vedete oggi. Quindi probabilmente i muri potevano anche essere rasi senza queste lesene, senza questo ritmo architettonico ben preciso, perché la cosa che tutti quanti notiamo quando entriamo in questa chiesa, che dimensionalmente piccola, non è che raccoglie tanta gente o può ospitare tante persone, ma entrando dalla bussola d'ingresso l'impressione di spazialità è impressionante. Quindi, per ritornare alla gente che ha lavorato qua, hanno lavorato proprio con cognizione di causa, hanno lavorato maestranze specializzate, hanno lavorato tecnici, architetti. Probabilmente architetti forse non lo possiamo dire, anzi sicuramente non lo possiamo dire che neanche c'era, però ha lavorato maestranza che sapeva quello che faceva, ma soprattutto sapeva quello che voleva ottenere. Perché se io vado a Santa Caterina, che è una chiesa che pure ha la stessa volta, non ho questa restituzione spaziale, si vede che è più piccola, è meno bella, meno graziosa. Proprio perché i domenicani, essendo loro degli istruttori e non potendo dialogare perché le messe le dicevano in latino, in qualche altro modo dovevano catturare l'attenzione della gente, e non lo potevano fare in nessun altro modo se non in questo. E quindi non è una manifestazione di ricchezza, è una manifestazione di ricchezza spirituale. Di cultura, sì, di cultura. Perciò io sono inibitissima. Quando entro qua dentro io mi inibisco, non posso sentirmi all'altezza di quello che sta qua dentro, e non voglio lavorare da sola, voglio essere controllata su quello che, perché mi rendo conto che ogni cosa che posso dire, ogni centimetro quadrato è stato studiato, sapientemente studiato. Quindi una forma di rispetto doppia, non soltanto come architetto, perché mi possono piacere tutti i palazzi, ma come credente, come cristiano, assolutamente. Prego. I domenicani è un ordine molto corto. Molto. Dante dice che nel 1200 la chiesa si trovava in con sì, le eresie, con tutti sì, i gruppi che gli si opponevano, per cui Dio praticamente fece in modo, perché tutto quello che avviene per volere di Dio, che si formassero due ordini, sì, i francescani sì, e i domenicani. Sì. I francescani perché con la loro generosità, con la loro semplicità aiutavano la gente, e i domenicani con la loro. Sì. Cioè San Francesco e San Domenico erano i due guidatori non è la sì, madre, sì, madre, sì. I due fari della chiesa che la dovevano guidare sulla giusta strada, sì. E i domenicani con la loro sapienza, con sì, il
con la luce della loro sapienza, i francescani con il calore del loro amore. E quindi quello che lei sta dicendo è una riprova. Sì, è una riprova, non quello che io dico, quello che leggiamo qua dentro. Quello che c'è. Giacomo, andiamo avanti. Allora, le cose che ci preoccupano, allora, una volta che noi abbiamo assodato l'importanza del monumento e che abbiamo capito attraverso il percorso storico lo sviluppo che ha avuto nel tempo, o lo abbiamo ipotizzato quasi certo, andiamo a vedere che il tipo di intervento che noi facciamo. Il nostro è un intervento di restauro, quindi cerchiamo di toccare meno possibile. Le cose che ci preoccupano sono le lesioni sulle volte e l'umidità di risalita che distrugge i marmi, sta distruggendo anche gli stucchi. Io ve le ho sottolineate le lesioni che vediamo. Giacomo, vai veloce, se no qua... allora, queste qua, vai veloce, eccole qua, vabbè, non c'è bisogno che io ve le ripeta, le vedete tutti i giorni che entrate qua, vai veloce, questo qua, vai, ecco, eccole qua. Ricordatevele queste, cioè voi le sapete meglio di me, queste lesioni, vediamo di arrivare a un punto più, vai avanti. Allora, torno un attimo indietro. Ricordatevi questo passo, 1, 2, questa lesione centrale, questo passo, questa lesione centrale. Noi abbiamo lavorato nel sottotetto. Vai avanti, Giacomo, questo è il sottotetto, questo sicuramente non l'avete visto, qualcuno di voi può averlo visto. Il sottotetto, non andare avanti, torna indietro, il sottotetto è fatto così. Questa sono io, alta 1,50 m, quindi fate un po' la proporzione. Questo qua sono i 2 metri, questo qua è il sistema che mantiene le falde per la protezione del tetto, che mantiene le tegole. Queste capriate, già queste capriate portate là sopra nel 700, sono delle cose mostruose perché sono lunghe 9 metri, in pratica da una parte all'altra, pensate a questa artigianalità, alla fatica, oltre, e stanno là da chissà quanto tempo, da 250 anni se ci facciamo il conto di quando fu, diciamo, rimodernata, diremmo oggi, la chiesa, e stanno là belle, solide, ferme. I terremoti dell'inizio del Novecento non le hanno proprio toccate, non hanno neanche i tarli. Asciutte? Sono asciutte, asciutte no, l'acqua l'hanno vista, l'acqua. Ovviamente se siamo intervenuti sul tetto poi delle infiltrazioni c'erano. Cominciate a vedere questo sistema per capire come è fatta questa volta, perché le volte possono essere fatte con mattoni, possono essere fatte con le pietre, oppure possono essere fatte come è fatta la volta di San Domenico, che non è né di mattone né di pietra. Adesso faccio l'architetto, no? Sto acquistando il tono dell'architetto. Non è fatta né di mattoni né di pietre, ma è fatta con una tecnica particolare, quella della camorcanna. Come si chiama? Camorcanna, incannucciata, altrimenti detta incannucciata, ed è tipica, ci dicono, non dell'Italia meridionale, ma di su, della Toscana, dell'Emilia. Qua non ci sono, non si sa, ma guardate, la curiosità è che praticamente sul versante tirrenico ci sono, sul versante ionico non ci sono, perché quando la studentessa di Don Antonio è venuta perché voleva materiale per fare un esame all'università, perché lei faceva ingegneria, architettura, ingegneria, non lo so come funzionano le facoltà adesso, ingegneria con l'indirizzo architettonico, io le ho detto guarda che camorcanna, però le foto te le do la prossima volta. Lei è andata dal suo professore, ha detto professore c'è una volta in camorcanna, ma non è possibile perché volte in camorcanna non ce ne sono. E invece quando io le ho dato le foto, praticamente, guardate che il documento storico com'è importante, quanta strada può percorrere, che cosa significa mantenere e recuperare quello che abbiamo, significa non perdere la nostra memoria storica, quello che eravamo. Io non voglio fare un discorso, poi dovremmo fare un discorso a parte su cosa è la memoria singola, la memoria personale, e sul valore della memoria collettiva, che io riesco solo ad ascoltarle queste cose. Non posso azzardarmi in questo discorso, e mi dispiace che poi ce le raccontiamo, che queste cose qua non le trasmettiamo ai ragazzi,
Non le trasmettiamo alla gente che visita la nostra città, no? È un po' vergognoso che vedere i turisti che girano, vanno al mercato perché non c'è niente da vedere. Allora, tecnica particolare, Giacomo, vai avanti. Vi incuriosisce? Eccola qua come è fatta. È fatta, adesso man mano che scorrono le diapositive la capiremo meglio, però ha un sistema, ha una centina che sorretta da questi elementi qua, che sono dei tiranti. La centina rappresenta la struttura portante, questa è una finta volta. Non è una volta che spinge sulle pareti, e questo è stato un fatto importante anche, perché queste lesioni che voi vedete a terra, all'inizio si pensava anche che i muri stessero ruotando, perché le volte, l'arco della volta spingeva, spingendo sulle pareti faceva distanziare tanto la muratura. Invece poi, se questa non è una volta spingente, non è una volta che pesa, ma è soltanto una volta scenografica per chiudere, non può assolutamente spingere sulla muratura. Quindi, ritornando a noi, c'è una parte che, strutturale che tiene, e sono queste centine che a loro volta sono tenute da questi sistemi qua, che sono un gioiello di tecnologia, eppure è un pezzo di legno, perché è fatto, non si vede, non si vede dalla foto, ma questo elemento qua, forse qua si vede, finisce con un dentello, perché cattura, cioè tiene la centina, si poggia su questo trave qua e dà la possibilità alla volta di muoversi in caso di sisma. Quindi non è proprio un sistema rigido, è un sistema elastico, una struttura sicura in pratica. Beh, guardate, è bellissima, è commovente da questo punto di vista, però dopo che dal punto di vista tecnologico noi oggi non le sappiamo fare più. E non è tutta così, in alcune parti poi questi pendini non c'erano, quindi quando Don Antonio vi ha detto che noi siamo intervenuti per mantenere la volta, perché dove erano scomparsi li abbiamo integrati, ovviamente non con le astine di legno, ma abbiamo messo dei tiranti con delle molle in modo tale che potesse in qualche modo giocare se la struttura subisce degli scuotimenti, diciamo. Vai avanti, Giacomo. Eccoli qua, di nuovo, vai, continua ad andare avanti. Questa qua invece è proprio una lunetta. E vedete com'è fatta la lunetta? C'è sempre questo elemento centrale che corre al centro della volta. E poi ci sono questi elementi che hanno un passo ben preciso, che sono la parte strutturale. Vai avanti, Giacomo. Allora, queste sono... che cosa succede? Che poi nel corso del tempo, 1771, questi qua sono interventi che abbiamo fatto noi di riparazione del tetto. Quindi quando noi siamo intervenuti, che ne so, negli anni 50, negli anni 60, a fare un minimo di manutenzione, o nel corso degli anni, perché prima c'era il sagrestano, io ancora me lo ricordo, che si occupava di tutti i problemi che c'erano in chiesa, no? Se doveva fare degli aggiusti, saliva sul tetto e metteva a posto queste tegole, e poi il materiale veniva buttato di sotto, per cui negli anni le appesantivano, perché non si è perso proprio la logica del funzionamento. Quindi abbiamo trovato questa situazione, ma hanno trovato anche queste situazioni che i rinfianchi delle volte poi nel corso dei secoli sono diventati il posto dove si buttava in pratica le macerie di quello che si andava a sostituire. Vai veloce, no? Sono stati ripuliti, quindi leggete bene questo sistema delle catene di questa parte intonacata. Vai avanti, Giacomo, eccola qua, questa parte che poi era stata tutta ripulita. Vai avanti. Allora, ecco qua, questa qua è una volta in camorcanna crollata in questi paesi dell'Emilia dove c'è stato il terremoto. Allora, lo vedete qua, per mantenerla l'hanno dovuta legare con dei tirantini. Eccola qua la nostra volta, è così. Questa qua è la centina, perfetta, sottilissima. Un sistema costruttivo stabilissimo, ce l'abbiamo da 250 anni, le pitture intatte,
a meno che non avvenga un evento eccezionale, non si muovono, non si muoveranno. Però fa impressione, è leggerissima, è una struttura leggerissima. Vai avanti. Allora, eccola qua, questa è un altro caso, questa non ci dobbiamo spaventare ovviamente, no, l'abbiamo messa proprio per farvi capire com'è. È così, è un sistema leggerissimo, non spingente sui muri, questa è, potrebbe essere la nostra tranquillamente, e il sistema e la volta sotto è proprio fatto con delle canne, e le canne poi venivano intonacate da sotto, per creare l'intonaco su cui... questa è la nostra. E questa qua, dal punto di vista proprio costruttivo, pure è commovente per la tecnologia, perché le nostre sono canne intere, in alcune zone mettono le canne spaccate, ma le nostre sono intere. Guardate qua, è leggerissimo, lo strato di intonaco è sottilissimo. L'intonaco finito è proprio una leccata di materiale, è leggerissimo. E la cosa commovente, guardate, è questo elemento qua. Perché loro quando mettevano le canne, poi le dovevano fissare, è una fettuccia di corteccia. È corteccia. Quindi diciamo che tecnologia ed esperienza qua ce n'è da raccontare. Infatti, non depositare queste foto alla sovrintendenza o lasciare un progetto completo nella parrocchia è un peccato. Guardate che per fare queste cose non è che ci vuole poco tempo, ci vogliono mesi. Cioè, non è facile. Siamo stati fortunati che abbiamo avuto la possibilità di lavorare due tempi. Io non so chi devo ringraziare per questa fortuna che ho avuto, ma per me questa, dal punto di vista del nostro patrimonio proprio artigianale, questo è un documento, perciò noi non possiamo permetterci di perderla. E dobbiamo investire quanto sei disposto ad investire per mantenere questo bene. Perciò poi i monumenti hanno il nome di bene, perché non solo conservano una parte decorativa, ma conservano molto di più, quello che noi non vediamo. L'edificio, infatti, la tutela non è soltanto sull'aspetto decorativo, che è anche importantissimo, perché qua abbiamo una foglia d'oro probabilmente a lamina, quindi un oro ricco. Non siamo riusciti a capire quando è stato fatto quest'oro, ma il documento è anche sotto la pelle dell'edificio, perciò noi non ci possiamo permettere di perdere gli stucchi basamentali, perché perdiamo tanto. Vai avanti, Giacomo. Allora, eccola qua. Allora, quali sono le lesioni che ci preoccupano? Questa volta sta crollando, dopo l'intervento vigili del fuoco non hanno risolto niente, non hanno riparato la chiesa. Sì, potevamo dire che non aver riparato la chiesa, ma una volta che noi l'abbiamo vista, abbiamo visto come funzionava, abbiamo anche capito le lesioni, abbiamo capito che probabilmente non sta ruotando niente, perché le lesioni sono proprio in corrispondenza di questi elementi che abbiamo chiamato centine, che si chiamano centine. Il passo corrisponde, sono precise. Vai avanti, Giacomo. Vedete? No? Potrebbe anche essere originario, perché l'intonaco, poiché loro dipingevano fresco su fresco, infatti quando Panarello espone il Colelli dice che probabilmente forse queste qua possono essere fatte anche fresco su fresco. Sicuramente era un intonaco diverso, quello della parete non decorata rispetto a quello della parete affrescata, e poiché non ci sono in tutte le lunette, in tutti i cartigli, è una reazione diversa che l'intonaco può avere avuto, ed è un craquelé, diciamo, antico, originario. Però l'architetto Lorelli, che ha montato un castelletto e ha avuto il coraggio di salire,
in una situazione, diciamo, abbastanza provvisoria, toccando questi tasselli si è accorto che sono staccati. Quindi l'intervento sulle lesioni e su questo craquelé si potrà fare, perché è un intervento che non riguarderà la pulizia delle pitture, ma riguarderà invece la parte che riguarda l'aderenza tra l'incannucciato e la parte superiore dell'intonaco. Il signore che ci ha lavorato tanti anni fa, non so se si ricorda la situazione, se c'erano già queste condizioni. Lei non si ricorda, perché mi diceva l'altra volta che era ragazzo, era proprio giovanissimo. Queste qua ci preoccupano. Questo passo qua, lo vedete, il passo della centina, è proprio preciso. Questo si è verificato nel terremoto, ci dice sempre la memoria storica non documentale, la memoria orale non documentale, col terremoto degli anni Ottanta. Infatti la centina corrisponde proprio al passo della lesione, corrisponde proprio a due centine che si sono mosse in modo differente, per cui si è fatta la lesione. Vai avanti, Giacomo. Invece nella parte centrale della cupola la differenza, no? Alcune lunette, alcuni cartigli sono rovinati, in altri cartigli le pitture non sono rovinate. Per la conoscenza dell'edificio ovviamente sono anche stati fatti delle indagini sulle pitture, perché noi volevamo capire, essendo questa una chiesa domenicana, non ci ritornava il conto sul colore che ha oggi la chiesa, no? Su questo verde che ha. E quindi abbiamo voluto fare un saggio sulle pitture per vedere gli strati pittorici che nel tempo si erano accumulati. Questo qua è sulla cornice ed è venuto fuori uno strato pittorico, quello il numero 4, che si chiama marmorino. È la tecnica marmorino, lucidatura delle pareti, queste malte a basso gesso e proprio a base di marmo anche, che lucidate, lavorate in un certo modo, restituivano un intonaco molto morbido, caldo, questo colore avorio. Sulla cornice abbiamo trovato il marmorino, quindi abbiamo detto le cornici sono preziose, hanno una bella decorazione. Vai avanti, Giacomo. Poi l'abbiamo fatto anche sull'intonaco e abbiamo trovato sotto gli strati pittorici 1, 2, 3, abbiamo trovato anche qua strato 5 e strato 4 ancora marmorino, mentre lo strato 4 e 5 marmorino, strato 4 pittura. Allora, e sotto lo strato 5 praticamente c'è già la muratura, quindi significa che le trasformazioni possono essere dal 1771 sulla parte decorativa delle pareti possono essere state queste. Quando abbiamo fatto i saggi stratigrafici proprio sulla pittura, sulla pellicola pittorica, abbiamo scoperto che solo sulle parti basse, perché ne abbiamo fatto solo due saggi, sono molto costosi, noi il problema di quanto spendiamo ce l'abbiamo sempre, no? Addirittura si sono stratificati 10 strati di pittura, però sono le parti basse, a 1,5 metri d'altezza, quindi probabilmente per riparare i danni di umidità hanno tinteggiato tante, tante volte. E sotto sempre marmorino. Vai avanti, Giacomo. Allora, il marmorino noi l'abbiamo trovato un po' dappertutto e l'idea che ci siamo fatti è che il colore di questa chiesa non era il verde, ma era un colore tipico delle chiese domenicane, questo bianco con le lesene, diciamo, più scure per creare un gioco di ombra, magari sul grigio, un colore terra più scuro. Poi, dovendo noi intervenire per riparare danni di umidità, noi per forza dobbiamo intervenire sulla pavimentazione. Intervenire sulla pavimentazione significa anche lì capire che cosa c'è sotto, perché noi abbiamo, sempre dall'indagine storica, abbiamo dedotto che il pavimento può risalire alla metà del secolo scorso, quindi essere stato realizzato poco prima o poco dopo degli anni 50.
Che cosa hanno fatto nel momento in cui sono intervenuti negli anni 50? Ce lo dice proprio il saggio stratigrafico che si fa sulla pavimentazione. Ci dice se hanno coperto il pavimento precedente e quindi si potrebbe pensare di recuperarlo col progetto, oppure l'hanno smontato. Allora, il primo saggio noi l'abbiamo fatto praticamente su questa lesione AC che voi vedete al centro della AT che voi vedete al centro della chiesa, perché sappiamo che nelle chiese si seppellivano, erano dei luoghi di sepoltura fino all'inizio dell'Ottocento. Probabilmente mi dicevano che San Domenico l'è stato anche per un periodo più lungo. Avevamo pensato che ci potessero essere i muri, le teste di muri che spingevano dal basso, quindi abbiamo rotto proprio là dove c'era una mattonella, diciamo, che si era già spaccata, e abbiamo trovato gli strati di pavimento, due strati di massetto, uno strato di sabbia e della terra, immediatamente la terra. Perciò voi avete tutta questa umidità, questa sensazione di freddo, perché non c'è un massetto importante sotto o un vespaio, ma c'è direttamente la terra. E poiché noi abbiamo trovato dei frammenti di ossa, questa può essere terra di riporto. Hanno riempito le fosse e ci siamo incuriositi, riporto da dove, con delle ossa. Allora, per capire bene la situazione abbiamo fatto altri saggi. Ovviamente questi saggi non si possono fare a caso, ma devono essere concordati con la sovrintendenza. La sovrintendenza ci ha autorizzato a fare questo primo saggio, poi ci ha chiesto, per cui si sono allungati i tempi, di fare altri saggi. Ovviamente il saggio non lo facciamo noi, ma viene l'archeologo e fa uno scavo archeologico, e li abbiamo localizzati, li conoscete, no? Abbiamo scelto dei punti strategici per avere una differenziazione. Abbiamo preso un punto all'ingresso, in questo angolo dove abbiamo un forte fenomeno di umidità di risalita, e poi ci siamo spostati nel coro, perché c'è un ambiente diverso, cioè ci incuriosiva capire se erano legati in qualche modo, capire, indagare la fondazione, perché lo scavo ti porta oltre, mette a nudo la muratura. Vai avanti, Giacomo. Questo qua ovviamente è lo scavo, il primo scavo, quello che abbiamo fatto sulla parete di destra. Allora, non vi ho parlato delle trasformazioni leggere che ci sono state praticamente quando la chiesa è diventata parrocchia. Ho detto in modo generico che le trasformazioni riguardavano la parte bassa della chiesa, ma quando è diventata parrocchia c'è stato un cambiamento della distribuzione, perché una cosa è la parrocchia proprio funzionalmente, no? Liturgicamente la parrocchia funziona in modo diverso rispetto a una chiesa dell'Ottocento dove ci sono degli altari dedicati, oppure una chiesa conventuale. La chiesa conventuale ha anche una comunicazione diretta con il convento, perché i frati venivano a dire le ore mattutine, qua venivano prestissimo, potevano fare le veglie. Noi questa comunicazione diretta non l'abbiamo trovata, ma nel corso del tempo, poiché se ne sono andati un secolo prima, questi luoghi, poi queste porte, poi queste comunicazioni sono state chiuse, sono andate perse, per cui oggi noi non l'abbiamo trovata. Dovremmo martellare tutto l'intonaco, magari non riusciremmo neanche a trovarla. Nel passaggio a parrocchia, la chiesa è stata trasformata perché c'è un uso diverso dello spazio liturgico, per cui questi salti di colore che voi vedete nel verde, percorrendo lo spazio di Piastrella Verde, non è sempre dello stesso colore, perché c'erano i gradini degli altari.
che sono stati smontati perché le persone inciampavano, non poteva essere avere la funzionalità. Quindi le trasformazioni che ci sono state nella parte bassa, diciamo, le abbiamo tutte capite, giustificate, e sono stati smontati i primi due altari. E questa è una un'ulteriore conferma che c'erano gli altari e che sono stati smontati, perché questi vuoti non sono nient'altro che la partenza del basamento dell'altare, la fondazione dell'altare. E questa distanza qua sono quei 20-25 centimetri che noi oggi ancora leggiamo tra un altare e l'altro. È una parte asciutta e ovviamente là problemi di umidità non ne abbiamo, perché la chiesa sale di quota, perché dall'altra parte c'è il convento. Non abbiamo trovato nessun problema di umidità. C'è una parte solida, non c'è una, ovviamente noi qua non andiamo a scavare, no? Non abbiamo problemi di umidità, non abbiamo più toccato niente, l'abbiamo lasciata così com'era. Vai avanti, Giacomo. Invece questo qua è quest'angolo qua che ci ha rivelato delle sorprese. Innanzitutto noi abbiamo trovato un vespaio. Il vespaio ci dice che il problema dell'umidità è antico, è vecchio, perché si dice anche quando hanno fatto i lavori all'esterno del marciapiede sono cambiate tante cose e probabilmente chissà che hanno fatto e ci hanno causato umidità, perché l'umidità è salita da quel momento in poi noi abbiamo avuto umidità. Abbiamo anche datato questo vespaio non è antico. E abbiamo scoperto com'era pavimentata la chiesa, perché dai primi due saggi noi pavimento sotto non ne abbiamo trovato, cioè non è che chi ha appoggiato il pavimento nuovo negli anni 50, diciamo, mettendo queste piastrelle di graniglia, si è appoggiato su un pavimento vecchio, ha smontato quello che c'era e ha montato questo pavimento. Io ho sempre parlato di pavimento di basole, perché quando voi entrate c'è un dislivello tra il gradino, cioè proprio la graniglia del gradino, e quando entrate ci sta quel centimetro. Quindi il pavimento che stava qua poteva essere alto, oppure quando hanno fatto questo, però non è una certezza, no? Perché può darsi pure che quando hanno appoggiato questo hanno deciso di montarlo un poco più basso, oppure avevano già un limite di spessore, perché avendo noi trovato una parte là solida, loro non potevano scendere di più e hanno deciso di non riempire, perché forse erano condizionati da altre cose, non si sa, forse non lo scopriremo mai, forse lo scopriremo togliendo tutto il pavimento. Quando abbiamo lavorato su questo saggio, c'è stato un confronto forte con l'archeologa, perché io mi sono permessa di sfilare una di queste pietre, o meglio l'architetto Lorelli ha sfilato una di queste pietre e mi ha detto: oh sciocca, non proprio così, ecco la basola che cercavi. Perché, Giacomo, vai avanti, abbiamo trovato le basole e abbiamo trovato frammenti di piastrelle decorate in terracotta. Questo è un biscotto bellissimo, perché è chiaro chiaro, e questo è il colore che ci ha restituito. Poteva venire dal pavimento che avevano smontato. Allora abbiamo pensato che questo scavo drenante, ovviamente non sappiamo come funziona, no? Però quando rompevano qua la tremava. Don Antonio, forse è troppo lungo, ma io devo tagliare? Taglio? Allora, va bene, vado avanti, la racconteremo un'altra, cioè praticamente non lo sappiamo come funziona, però è venuto fuori questo, quindi probabilmente non solo, ma questo qua è una faccia vista, è scalpellato, bocciardato solo da un lato, dall'altro lato no. Vai, Giacomo. Allora, siamo arrivati alla fine, quindi diciamo che per poter riparare questi, arginare, non usiamo riparare, perché quando si tratta di umidità
noi non, allora, innanzitutto non possiamo scendere in profondità perché siamo autorizzati per il momento a scendere solo di 20 centimetri. Il progetto e l'importo è stato calcolato su questi 20 centimetri, tutto il contratto è stato fatto su questi 20 centimetri. Speriamo di poter risolvere in questi 20 centimetri di intervento parte del problema dell'umidità di risalita, perché noi interverremo anche dall'esterno, perché abbiamo pensato che l'unico modo è farlo respirare questo muro, cercare di abbassare il livello dell'umidità, perché il danno poi l'hanno fatto anche questi marmi, perché messi per arginare il problema dell'umidità poi ce l'hanno spostata più in alto. Ovviamente questi sono discorsi che facciamo con il senno di poi, però scusate, li possiamo togliere questi marmi? Sapete quanto è costato far realizzarli? Allora forse è meglio fare un intervento di areazione dall'esterno, più importante, perché faremo un canale più profondo in modo tale che l'aria in qualche modo possa circolare. Questa è la parte del nostro progetto e di intervento, e interverremo per capire anche la condizione della volta, perché dal basso possiamo fare qualsiasi ipotesi, ma noi mica l'abbiamo assaggiata, mica lo sappiamo se ci sono delle parti che si stanno staccando abbastanza importanti. Pensiamo che sia tutto molto solido e che le lesioni, abbiamo fatto una previsione in percentuale, diciamo, e che le lesioni riguardano soltanto la parte corrispondente alle centine. E guardate la cripta dove è localizzata, ed è piccolissima in pratica. Questa qua dovrebbe essere, per ritornare al discorso di partenza, la fondazione della chiesa originaria, e questi qua sono le parti che poi si sono aggiunte nel tempo, nel Settecento, non lo sappiamo. Però la corrispondenza con le altre chiese del 1500 è questa, e i livelli, ci dice la cripta, potrebbero non essere mai cambiati. Giacomo, vai avanti. Questa qua è l'ipotesi di pavimento, che ovviamente è legato all'uso, che se non è legato alla chiesa domenicana, che poteva avere un pavimento tutto di un colore con l'atmosfera creata soltanto da questo marmorino, che doveva essere abbastanza caldo con le pitture, ma è una chiesa che ha una via centrale che caratterizza il punto di arrivo al presbiterio, si focalizza il fonte battesimale, e si riprendono le tracce della partizione, anche sul pavimento si riprendono le tracce della partizione settecentesca, e in più la posizione degli altari, forse probabilmente va ripreso anche qua, perché noi non dobbiamo cancellare la memoria di questo altare, perché nel momento in cui in questa chiesa entra un tecnico, questi segni sono una lettura non decorativa, ma abbinata all'altare, una lettura tecnica, fanno capire, come noi abbiamo potuto capire dal rilievo della pavimentazione, dal disegno differente, dal colore differente delle piastrelle, che qua c'erano delle pedane. L'abbiamo detto e poi l'abbiamo verificato. Ah, si verifica anche con questa altezza qua, perché per essere un altare è troppo alto, non si poteva celebrare con questa altezza, ci doveva per forza essere la pedana. E io chiudo qua. E mi dovete scusare, ma è una chiesa troppo... Allora, grazie. Stasera è stato citato Napoli, abbiamo avuto anche la presenza degli amici Eugenio e Giuliana da Napoli. Allora, grazie ancora a tutti voi. Avremo modo di poter anche in altre occasioni approfondire, grazie di questo lavoro che è stato fatto. Domande non ce ne sono perché ve ne state andando, quindi buona serata, grazie.